Nell'ambito delle rassegne culturali e musicali del Cuneese, anche il Wake Up Festival, appuntamento a settembre alla Mondovicino Arena. Qual è il programma quest'anno? Il programma è quello di unire il mondo degli youtuber al pomeriggio con una serie di incontri per i giovanissimi, quindi dai 10 ai 13 anni, con una serie invece di incontri più concertuali la sera con artisti che vanno dal mondo del pop al mondo dei talent televisivi. Alcuni nomi in cartellone? Annalisa, ma mi concentrerei soprattutto su Sabri Gamer, su i Mates, su tutti coloro che al pomeriggio provano a dare qualche cosa di nuovo, una visione differente. Quali sono i giorni del festival? Il festival è iniziato sabato scorso, la parte grossa inizierà il 1° di settembre, ma ogni sabato c'è comunque qualcosa al pomeriggio. Per quanto tempo? Fino alla fine di settembre. Novità rispetto allo scorso anno? Nessuna, l'anno scorso il successo è stato clamoroso, il 70% di persone proveniva da fuori zona, quindi questo è un momento anche importante per la valorizzazione turistica e la valorizzazione del territorio, quindi quest'anno si è aumentato il numero degli incontri pomeridiani perché è veramente uno spettacolo vedere migliaia di ragazzi che si buttano sotto il palco per riuscire a toccare i loro idoli. Cosa ci si aspetta? Si aspetta il solito consueto bagno di pubblico, la voglia di stare bene, di ribadire che la musica è una forma di cultura e non solo di intrattenimento.